accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Donnarumma difenderà i pali. Alex, Alessio Romagnoli, Abate, Antonelli, Montolivo, Kuzka, Andrea Bertolacci, Bonaventura, Balotelli, Carlos Bacca. Diamo il via alla partita. Abate. Lancio lungo del portiere. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cross. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Kuzka. Andrea Bertolacci effettua un traversone dalla tre quarti. Prova a metterla in mezzo. La difesa fa il suo, allontana la palla. C'è fallo. L'arbitro è stato chiaro. Questo è l'ultimo avvertimento. O la smette o si becca il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Provano a ripartire da dietro. Salamon. Cercare il compagno in avanti. E il portiere controlla senza problemi. Alessio Romagnoli con il lancio in avanti. Montolivo. E abbiamo già superato il quindicesimo. Si poteva immaginare che questa fosse una partita tattica? Obiettivamente mi aspettavo qualche cosa di più. Se una delle due la vuole vincere, deve tentare di attaccare in una maniera più efficace. Vuole la profondità. Passaggio in avanti nello spazio. Cerca di superare la difesa con il colpo di classe. Alex. Lungo passaggio in avanti. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Alessio Romagnoli. Prova il filtrante. Bonaventura. Palla fuori di un soffio. Ha fatto bene a provarci da quella posizione. Meritava solo maggior fortuna. Prova a verticalizzare. Passaggi. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. E credo si tratti di rimessa dal fondo. Cerca spazio. Incornata! Chiuso dal difensore. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Alessio Romagnoli.
Montolivo. Kučka prova la giocata nello spazio. Pallone morbido verso la fascia. Kučka prova a fare tutto da solo. Abate. Vi siete appena sintonizzati? Beh, state tranquilli, non vi siete perso nessun gol. Ancora parità, 0-0. Montolivo non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Buonaventura. Prova il filtrante. Muro di forza. Balotelli è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Il primo tempo finisce qui. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Il Milan ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Cerca il compagno in area ed ecco il colpo di testa, completamente fuori misura. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Salgono con molti più uomini in questo inizio di secondo tempo. Sanno che è un momento decisivo della partita. Alex. Alessio Romagnoli. Cerca spazio. Vuole la profondità. Occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Kučka. Buonaventura. Cerca spazio. Muro. Palla giocata alta sulla fascia. Stanno provando ad allargare il gioco. Gli attaccanti cercano di far uscire i difensori avversari allargandosi vistosamente. Ah, ecco perché fanno così tanto movimento allora là davanti. Sì, Fabio, vogliono costringere la difesa ad allargarsi in modo da lasciare il centro scoperto per poi attaccare gli spazi. E c'è la rete! Ci è voluto un po', ma adesso sono in vantaggio. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Montolivo. Ottimo intervento. Prova la giocata nello spazio. Palla in profondità per il compagno. Qui deve tirare. E c'è il gol.
e questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Ottimo scambio, si vede che questi due giocatori hanno una grande intesa. Si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Balotelli ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Montolivo. È davvero una bella serie di passaggi questa. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. Buonaventura. C'è spazio per calciare. Si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. De Sena appoggia il pallone largo con eleganza, prova ad allargare sulla fascia ma con scarsi risultati. Alessio Romagnoli è oggetto di attenzioni indesiderate, lo marcano molto stretto. Vedi Fabio, per fare una buona marcatura non basta la qualità individuale, serve la cooperazione tra i compagni di reparto, tra tutti i difensori. Prova il filtrante. Attenzione al tiro. Mamma mia, grande giocata di Menes. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Menes sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Pallone alto e lungo sulla fascia. Marco Capuano prova a crossare dalla tre quarti. Si libera la grande. Murru, palla larga in profondità. Pallone filtrante a superare la difesa. Difficile arrivare su un traversone del genere. Cerca l'uomo là davanti. Cerca spazio. Ecco Balotelli. C'è il cross. Storari interviene comodamente. Prova la giocata nello spazio. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Sì, di poco. Ma era oltre l'ultimo difensore. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Vuole la profondità. Cross di Carlo Spacca. Ottimo l'intervento che allontana. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì,
cercano di tenere le distanze giuste puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle, proprio per non correre di palla dentro. C'è il gol! Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale, ha fatto davvero tutto alla perfezione. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Balotelli. Balotelli non può essere pericoloso. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Salamon la mette in mezzo da lontano. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. Anche l'ultimo cambio a loro disposizione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Bonaventura prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Buon intervento difensivo. De Sena la mette in mezzo. Battuta lunga. Respinta della difesa. Ottima incursione per vie centrali, ma è da solo. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Il portiere la calcia lontano. E l'arbitro dice che può bastare. Certo, l'allenatore non può essere soddisfatto di questa partita. Ha avuto qualche occasione la sua squadra, ma alla fine gli avversari sono stati nettamente superiori. Hanno fornito una prova decisamente